Oggi volevo parlarvi di un argomento molto importante, ossia quello della Plague Resource Pack. In questo periodo stiamo avendo dei picchi di crescita molto grandi, almeno in quest'ultimo, quindi ci stiamo avvicinando molto velocemente all'obiettivo della Resource Pack, come vi ho già detto magari in qualche scorso video. Questo, ripeto, non significa che la Resource Pack uscirà domani, ma non significa nemmeno che uscirà tra 20 anni. È tutta una serie di numeri, possiamo dire. Oggi ho fatto una live sul sito Viola, non so se si può nominare, quindi per sicurezza meglio di no, in cui è arrivato il link solamente a quelli dentro il mio server Discord, quindi ancora una volta vi dico di entrare. Infatti in quest'ultimo sono anche stati fatti dei sondaggi per quello di cui vi parlerò oggi, quindi quello che volevo fare era farvi delle domande. Prima di tutto faccio vedere alcuni dei cambiamenti. Lasciate stare quello che vedete qui, sono rimanenze della live, diciamo. E anche questo legno, tranquilli, non c'entra nulla, sono piccoli esperimenti che ho fatto. Avevo intenzione di far diventare uno dei legni di Minecraft di colore verde, e qui entrate in gioco voi, dovete aiutarmi, perché il mio obiettivo principale con questa resource pack era quello di migliorare il videogioco senza nemmeno trasformarlo. Ossia, se fai una bella costruzione, sarà figa sia con questa resource pack che senza. Immaginate che gli stone bricks nella mia resource pack siano terra. È ovvio che verrebbe bruttissimo questa muraglia. Quindi, ovviamente, le cose che va a cambiare le va solamente a migliorare graficamente, come per esempio la netherite. Il player vedrà sempre questo assets. E poi vedrete, che ne so, la gemma verde, roba del genere, la spada più grande. Ma per il resto, bene o male, sempre di netherite si parla. Immaginate un player che si fa una casa così, con la spruce marrone e magari le pareti verdi. Immaginate se nella mia resource pack ci fossero colori a caso. Che cavolo ne so, verrebbe molto brutto. Quindi qual è l'obiettivo? È semplicemente quello di andare a migliorare alcune texture senza stravolgere il gioco. L'unica che stravolge il gioco è il diamante, ossia questo qui, che però tuttavia sono solamente degli oggetti e degli item. Quindi alla fine è il player che stravolge. Se io creo una casa, almeno che non metta un armor stand con l'armatura, non la vedi questa armatura. E anche se metto un armor stand non è che ci sia così tanto male. Quindi le cose a cui vi chiedo di rispondere sono due. In questo momento comparirà un sondaggio. Prima di tutto, volevo che un legno diventasse verdognolo. All'inizio stavamo pensando di far diventare verdognolo il legno di oak, come per esempio in questo caso, in cui assumo un colore un pochettino pesto. La cosa che mi ha fatto un pochettino storcere il naso è intanto la somiglianza con la betulla, e secondo è un'altra cosa. Volevo fare in modo che la oak stesse utilizzata sia con la Plague Resource Pack sia con la Resource Pack normale di Minecraft, che è le texture che vedete normalmente, in modo normale. Ossia, se uno costruisce una casa e utilizza il legno di oak come pavimento, nonostante il legno di oak abbia una colorazione simile al verde, deve starci bene. Quindi la prima domanda è: cambiamo l'oak o il legno della giungla? Se cambiamo l'oak, ovviamente più di tanto non potremo cambiarlo, vorrei modificarlo un minimo e non tantissimo. Quindi avrei anche tante altre varianti di questo legno. Dobbiamo cercare di non modificarlo nemmeno tanto, perché deve sempre stare bene con i blocchi con cui starebbe bene la texture vanilla. Spero che mi seguiate. Queste sono tutte texture che ho creato oggi in live. Ovviamente se vedete le trapdoor o robe non cambiate, significa che praticamente prima scegliamo il legno e poi dal legno dobbiamo cercare di mutare perfettamente gli altri blocchi collegati un minimo. Con questo ovviamente si intende anche librerie e robe del genere. La libreria di default sopra prende il blocco di legno, quindi dobbiamo cercare di scegliere un legno perfetto. Quindi essenzialmente preferite un legno di oak leggermente modificato un pochettino sul verdognolo come questo? Questo qui era più che altro un test, mettere qualche parte verde sul legno di oak default, se non sbaglio è anche leggermente saturato. Preferite un legno di oak leggermente modificato o il legno della giungla completamente come verde? Ma non un verde acceso, un verde asciutto, un verde legno scuro, un verde scuro. Matteo? Perché è pieno di Matteo Ender questo mondo? Oh no, si è arrabbiato. Infatti il mio obiettivo era non cambiare la texture esterna del tronco, ma cambiare solamente l'interno, come per esempio si vede appena arrivo in questo caso. Ancora un pochettino da modificare? Assolutamente sì, dobbiamo cercare di trovare una texture che piaccia, quindi queste qui non sono assolutamente definitive. E prima di tutto dobbiamo capire se dobbiamo fare l'oak o se dobbiamo fare quello di giungla, quindi votate. E secondo, adesso vi farò vedere tutte le texture dei legni che ho creato oggi. Scegliete oak o giungla e poi da 1 a
tot per tutti i legni che adesso vi mostrerò. Quindi aspettate un attimo. Legno numero 1. Legno numero 2, leggermente verdognolo. E questo qui alla fine l'avrei scelto per una specie di palude. Però l'avrei fatto molto più verde scuro e molto più spento. Questo qui non ha nulla a che fare con il legno verde. Anzi, ha qualche sfumatura qui, se notate. Questo qui all'interno dovrebbe essere verde. Anche questo è carino, però è troppo giallo. Non lo so, boh. Questo qui secondo me è molto bello come legno ed è anche spento. Forse un minimo più spento sarebbe ancora più bello. Ecco, questo secondo me è perfetto. Per quello che intendevo io, è un legno verde. Non ti ispira nulla, è un legno verde ed è bellissimo. E secondo me si potrebbero creare delle porte. Ovviamente da ogni singolo legno avremo delle trapdoor, delle porte e tutte cose personalizzate. Però questo qui mi sembra troppo strano per essere il vanilla, l'oak. Magari lo metterei nella giungla se proprio lo devo mettere, come legno della giungla. Però non lo so, ripeto, potete votare in qualsiasi momento. Qui sotto. Yes, i bottoni belli. Sto dicendo i bottoni verdi, però va bene, grazie pioggia. Uno di voi mi ha anche fatto notare che qui dietro fa cagare nei quadri. Va bene, cambieremo anche quello, ma datemi tempo, che cavolo. Nulla, ovviamente ditemi che cosa ne pensate di questa mia idea di creare un nuovo legno verde all'interno del gioco. Ed un'altra era quella di andare a personalizzare delle texture, come per esempio delle scale, librerie, alcune di queste, magari anche la lanterna, aggiungendo qualche pixel diverso. Nulla di che, perché ricordo che il mio intento non è andare a modificare completamente il gioco. Nulla, anzi andiamo a vedere. Per il momento l'ultima texture che vi ho mostrato è questa qui. Adesso la voglio andare a vedere com'è. Ok, forse è proprio tutto verde, non ha un gran senso, però è carino. Secondo me nella giungla ci sarebbe molto bene questo tipo di legno al posto del legno che c'è già. È il caso di non cambiare l'oak, ma cambiare quello della giungla. Almeno lo penso anch'io. Secondo me è molto bello, che cavolo. Anche se non è affatto male. Ma quanti cavolo sono? Che cos'è, Minecraft Dungeon? Sì, è Minecraft Dungeon.